scatenato l'ira degli odiatori. Michele Grio, direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale di Rivoli, quindi in Piemonte, lui ha scritto un post su Facebook molto lungo, molto Vi commentato, leggo un molto condiviso. passaggio. È tutto vuoto, ho fatto sdraiare i miei medici e i miei infermieri giusto per fare le foto. Non ci credete? Bene, la Touring Grio organizza da domani tour guidati in rianimazione e nei reparti Covid. Ben trovato, professor Grio, come sta intanto? Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, lei ha Stiamo scritto bene, siamo questo stanchi. post perché? Ma per il semplice fatto che un po' io e tutti gli operatori sanitari che tutti i giorni ci troviamo non a parlare ma a lavorare con i pazienti, siamo un po' stanchi di doverci giustificare su quello che facciamo tutti i giorni sui nostri pazienti, come se facessimo parte di un complotto. O come se fossimo avvantaggiati da questo stato delle cose. In realtà tutte le sere noi decidiamo se tornare a casa dalle nostre Certo. famiglie E e immagino anche quando con una vediamo. qualche ansia addosso, no? Perché poi voi siete consapevoli di che cos'è questa malattia e sapete di essere esposti e di poterla portare più facilmente a casa di quanto non possa fare io che vengo a lavorare in redazione, per capirci. Sì, noi lavoriamo quotidianamente nuvole di coronavirus e tutti i giorni facciamo l'analisi di come ci siamo comportati durante la giornata e decidiamo se siamo un pericolo o meno per la nostra famiglia. Fortunatamente abbiamo imparato a lavorarci e a casa io personalmente, ad esempio, sono sempre tornato, però sentirmi dire che faccio parte di un complotto o che non Certo. siamo in grado di fare il nostro lavoro. Devo essere sincero, un po' mi ha Ma una volta disturbato. non eravate eroi? Ma noi non l'abbiamo mai detto, non ci siamo mai No, sentiti no, dico, eroi. non eravate percepiti come eroi. No, tutto il mondo, cioè, viva i medici, viva gli infermieri. Che è successo? Che è cambiato? Ma è cambiata la percezione del problema. A differenza della prima ondata, la gente non ha più l'effetto sorpresa. E c'è effettivamente un pochino più di rabbia perché su internet e sul web in generale si trova tutto, il contrario di tutto, parla chiunque, anche gente che un paziente non l'ha mai visto nemmeno in lontananza. Sono tutti esperti, sono tutti bravi, molto più di noi, però con i Ecco, pazienti trattiamo noi, ecco, a quindi proposito di posso. questo, Piemonte zona rossa, l'ospedale Rivoli, tra l'altro c'è stata quella foto che ha fatto molto discutere di quelle due barelle a terra, no? Era l'ospedale Rivoli, esattamente il suo o no? Sì, è il nostro ospedale, siamo in una zona rossa, non abbiamo l'abitudine né il piacere di mandare via i pazienti, essendo in una situazione di maxi afflusso, utilizziamo al bisogno anche le barelle della maxi emergenza, per poche ore il tempo di reperire i giusti presidi per Vale a dare la dire che risposta quella migliore ai foto che ha pazienti. fatto così impressione era una situazione che era una situazione, diciamo, contingente di un momento e che è durata un tempo limitato, questo mi sta dicendo? Tant'è che ne ha vista una sola. Esatto. Di quelle foto, intende. C'erano, mi sembra, due pazienti, due barelle. No, le chiedo questo perché poi, diciamo, la domanda successiva è invece quanto aumenteranno quelle barelle? Ma all'interno della Torino 3, nel mio ospedale in particolare, stiamo lavorando con un'organizzazione fluida, per cui non. Ci stiamo adattando a quelli che sono i numeri giorno per giorno. Io spero che nei prossimi giorni riusciremo a dare risposta senza utilizzare mezzi di fortuna, ma tra utilizzare mezzi di fortuna e non E dare non curare le assistenza, io uso persone, i certo. mezzi di Lo fortuna. capisco, professor Morrone.